Sì, siamo orgogliosi, io sono, lo sono ancora di più quando vedo ogni volta che prendo la casacca, che quando uno si mette l'uniforme, la divisa, è un momento particolare perché e vedo scritto Hunt, a me tocca il cuore. Da 5 anni c'è un rapporto fra Hunt e la Fortitudo Baseball, c'è questo striscione, insomma, di cui ho parlato anche con i tuoi ragazzi. Vederlo, che cosa significa? Insomma, tu conoscevi Fondazione Hunt, quando l'hai conosciuta, come l'hai conosciuta? La conoscevo perché secondo me Hunt è conosciuto da tutti e questo percorso che è iniziato Hunt con Fortitudo casualmente è iniziato, è andato in parallelo con mio papà che ha avuto appunto l'appoggio Hunt e io appena leggo questo nome mi si luccicano gli occhi e mi viene una grande emozione perché ha proprio fatto un percorso che è finito a novembre del 2022 dove se io devo dire Hunt a me mi viene subito una parola professionalità, assistenza psicologica, psicofisica, spettacolari. Cioè noi abbiamo avuto a che fare, e parlo quando parlo di noi, io, mia mamma e mio fratello, ci siamo appoggiati perché prima conoscevamo come nome e invece dopo lì abbiamo visto direttamente come lavorano, vengono a casa, sono positivi, propositivi, hanno veramente dato un aiuto che è difficile da descrivere a mio papà perché ha fatto un percorso che purtroppo è durato anche tanto perché ha sofferto, ha fatto 4 anni e mezzo così, ma senza questo supporto, e lo dico proprio molto tranquillamente, per noi sarebbe stato quasi impossibile o comunque molto complicato andare avanti con le strutture che ci sono anche in Italia. Siamo fortunati, molto anche essere a Bologna, ma quello è stato veramente un supporto incredibile, quindi veramente super professionali. Subito mia mamma ha detto chiamiamo Hunt, perché lei è quella direttamente coinvolta, perché viveva con lui, mentre io e mio fratello eravamo presenti, però abbiamo le nostre rispettive famiglie e viviamo in case diverse, e poi tutte le persone che conosciamo, perché tutti hanno almeno una persona che è stata coinvolta, che ha avuto questo tipo di problematiche e ha avuto a che fare con Hunt, quindi si è trovato super bene e quindi non ci è sembrato vero, abbiamo chiamato, subito ci hanno risposto e subito c'è stato un feedback positivo e non so, c'è subito stata empatia, e non è così automatico perché arriva gente in casa tua dove solitamente la persona che è malata ha bisogno di assistenza si trova in difficoltà e non vuole mai nessuno al di fuori della cerchia familiare, quindi questo è stato un qualcosa, un surplus che ha aiutato molto noi nel vedere mio padre stare bene con loro e con queste persone. Noi ne parlavamo tra di noi, tra noi in famiglia, e si è sempre sentito parlare bene, ma finché bisogna dire, quindi uno prova non può capire, quindi è andato oltre ogni aspettativa positiva, ha impattato perché ci ha sollevato da diverse problematiche, perché sennò tutte le mattine trasportare una persona che non riusciva in quei casi lì molte volte a muoversi dal letto, quindi trasportare sopra la spalla o in braccio così, e invece lì è proprio stato un'assistenza a 360 gradi. Alcune di queste persone, soprattutto mia mamma che è collegata, le sente ancora. Non posso che spendere insomma parole super positive e lo consiglierei a qualsiasi persona, è da appoggiare e come ha detto prima anche Crepaldi, sì, siamo orgogliosi, io lo sono ancora di più quando vedo ogni volta che prendo la casacca, che quando uno si mette l'uniforme, la divisa, è un momento particolare perché vedo scritto Hunt, a me tocca il cuore.